Ma siamo arrabbiati, la categoria dei ristoratori e dei bar è arrabbiata perché ha anche la sensazione che ci sia un gioco politico, purtroppo. Da un lato la regione che dichiara che meriteremmo la zona gialla, abbiamo le caratteristiche, dall'altra a Roma gli algoritmi dicono che non possiamo passare. E nel frattempo ci avviciniamo a Natale. Le attività sono chiuse ormai da molto tempo, gli incassi non ci sono e naturalmente c'è grande inquietudine. Ci vuole rispetto per queste attività che sono da troppo tempo chiuse perché poi i ristori non arrivano e quindi c'è grande preoccupazione. Le regole che sono state imposte alle aziende in generale sono applicate, laddove non sono applicate devono essere sanzionate, ma non è immaginabile perché il Covid non finisce. Ora con gennaio continuerà purtroppo, ci sarà il vaccino ma continuerà, quindi se non si rispetta, si fanno rispettare le regole e si deve chiudere ogni volta, si capisce bene che le imprese vanno in malora. Quindi le imprese devono essere aperte, le regole devono essere rigide e soprattutto devono essere fatte rispettare. Questa è la condizione che può consentire di superare questa pandemia, non chiudendo ogni 2 o 3 mesi per un mese le attività. Non è possibile.